Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video. Sono qui sul tappeto giochi con Tommy che sta giocando un po' con tutti i suoi giochini. Adesso aveva il Dudu in mano. Tieni. Ho già fatto colazione. Mi sono messa la tuta al volo perché ho notato che se resto in pigiama, farò la colazione appunto senza cambiarmi, poi fino a mezzogiorno sono ancora in pigiama. E allora ho preso l'abitudine, appena mi alzo, di cambiarmi subito, così almeno sono almeno vestita, anche se magari la faccia resta struccata fino a ora di pranzo o finché non devo uscire, o magari fino a sera addirittura, anche se mi piace comunque darmi un leggero tono, truccarmi un pochettino, sono abituata insomma a truccarmi, quindi mi piace vedermi un pochettino a posto, anche se poi non devo fare grandi cose. E quindi insomma sono già vestita. Come state? Noi tutto benissimo. Oggi sarà una giornata da ricordare, da segnare, vero Tommy? Perché ieri ho fatto 5 mesi, mamma mia, sono già passati 5 mesi. Ricordo come se fosse ieri il giorno del parto, invece sono già volati. I mesi forse un po' più tosti sono ormai passati, perché quelli un po' più complicati, un po' più difficili sono stati sicuramente i primi mesi, dove lui comunque, dove i bambini sono tanto piccoli, bisogna iniziare a vivere questa nuova vita in tre, quindi cambiano tutte le routine, cambia tutto. Ormai invece adesso procediamo molto bene, abbiamo preso proprio la nostra routine, lui è molto bravo, poi io fortunatamente sono a casa, quindi riesco a gestirlo in qualsiasi sua richiesta, per qualsiasi necessità, insomma è molto più semplice se non c'è l'impegno lavorativo sicuramente. Quindi sotto questo punto di vista mi ritengo fortunata, sono in maternità facoltativa. Quindi è proprio tutto il tempo da dedicare a lui. Andiamo tantissimo in giro, dalle nonne, dalle bisnonne, facciamo i nostri giretti. Poi adesso c'è anche una bella stagione, sta iniziando insomma a fare bel tempo sempre, quindi ne approfittiamo anche per fare dei giretti. E tu mi stai ascoltando come sempre, perché lui si incanta quando chiacchiero, quando la gente parla, ad ascoltarla. Buongiorno Tommy, lui è ancora in pigiama. Si sono sfilate le calzine, quindi siamo a piedi nudi. Ho già fatto il cambio pannolino, devo solo adesso vestirlo. In realtà il cambio pannolino stamattina l'abbiamo fatto con il papà, intanto che io mi preparavo la colazione. Tieni, gioca un pochettino. Ecco qua. Adesso è proprio arrivato il periodo, ormai da quasi un mesetto, che si mette qualsiasi cosa in bocca, ma più in queste ultime 2 settimane i pugni, se ne mette talmente tanto in bocca che a volte si fa venire anche il senso di vomito da quanto inserisce il pugno nella bocca, però dentini al momento non se ne vedono. Tra l'altro questa giraffa è comodissima proprio per questo, perché la può mettere in bocca senza problemi e magari allevia un po' il fastidio che può avere alle gengive. Comunque dicevo, un giorno importante oggi perché sotto consiglio della pediatra proviamo a iniziare con lo svezzamento. Quindi ho preso gli omogenizzati alla frutta e oggi vediamo un po' come si comporta. Nuova tappa da iniziare, quella delle pappe. Fino ad ora sempre mangiato solo il mio latte ed è cresciuto sempre molto bene. Adesso si può iniziare appunto con lo svezzamento. E oggi, visto che appunto ho fatto i 5 mesi ieri, oggi proviamo e vediamo un po' come va. Però ho ancora il newborn.
sulla trip trap, e oggi vado a recuperare nel sottotetto il seggiolone, così tolgo questo perché ormai vi dico che arrivano, le gambine gli arrivano tipo qui, non ci sta più, l'abbiamo usato tanto perché appunto fino a 5 mesi è stato utilizzato, però ormai è arrivato il momento di salutarlo e di passare al seggiolone, quindi oggi montiamo anche questo e poi appunto partiamo con la prima pappa, vero signorino? Vero? Adesso, intanto che Tommy sta facendo un po' di tummy time, riordino la cucina perché c'è un po' di casino, di caos. Cucina in ordine, adesso prendo i miei integratori che assumo ogni mattina. Sto provando questi di Cure da qualche settimana e mi stanno piacendo molto. Cure è un brand appunto di integratori alimentari e a casa vi arriva la box mensile, che è questa, che comprende 30 bustine. Il 50% degli ingredienti sono brevettati. Le bustine sono totalmente riciclabili in quanto sono di carta, non c'è alcun tipo di plastica e sono tutti prodotti in Europa. Sono integratori totalmente personalizzati per le vostre esigenze. Infatti, sul loro sito, qui vi lascio il link, potete personalizzare i vostri integratori proprio per i problemi che volete andare a risolvere o comunque a migliorare. Io, ad esempio, ho selezionato problemi di capelli e di energia, in quanto da quando sto allattando, ma più che altro in questi ultimi 2 mesi ho notato che sto perdendo davvero tantissimi capelli, sia quando li lavo, quando li pettino, quando mi sveglio il mattino trovo un sacco di capelli nel letto. Quindi voglio andare a risolvere o almeno a ridurre questo problema. E quindi ho selezionato problema di capelli, che è quello che assolutamente voglio andare a migliorare più di tutti. Poi anche l'energia, perché comunque con un neonato si sa, c'è sempre bisogno di un po' di energia e di sprint in più. Le bustine, come vedete, sono personalizzate proprio con il vostro nome. Poi c'è una frase motivazionale che non si legge proprio del tutto, però su questa c'è scritto il modo migliore di iniziare la giornata. E all'interno, in base appunto a come io ho compilato il test, sono state selezionate per me tre integratori che assumo tutti insieme. Questi praticamente sono degli integratori sostanzialmente di maternità, in quanto comunque vi richiedono se siete in gravidanza, se state allattando, quindi ho specificato che sto allattando e hanno preparato degli integratori proprio indicati per questa situazione. Secondo. Se anche voi volete risolvere qualche problema, avete qualche carenza, che sia anche a livello magari di pelle, volete una pelle più bella, o avete problemi, non so, intestinali, faticate a dormire, insomma, ci sono tantissime cose che potete selezionare e andare a migliorare. Quindi poi vengono creati appunto gli integratori personalizzati sulle vostre, insomma, richieste. Vi lascio un codice sconto inserendo Giada 4280. Comunque qui vi lascio scritto tutto. Avrete il 30% di sconto su tutto. Da quando li sto assumendo ho notato una leggera diminuzione di perdita dei capelli, però loro consigliano di utilizzare gli integratori per 3 mesi per avere tutti i benefici appunto degli integratori stessi. Quindi continuerò ad assumerli e speriamo, perché non voglio restare senza capelli. Però è una cosa incredibile, cioè non me l'aspettavo, mi era stato detto da tante, ma non pensavo di perdere davvero così tanti capelli, quindi loro sicuramente mi stanno aiutando molto. Mi sono truccato e ho fatto anche la skin care intanto che lui dormiva, ora si è già svegliato perché in quest'ultimo mese di giorno dorme davvero poco, resta molto molto più sveglio rispetto ai primi mesi e quindi quando dorme ne approfitto per fare cose. Tra l'altro stamattina
È arrivato anche questo pacco. Ci sono dentro alcune cose che ci servono per il battesimo. Ormai manca poco perché sarà il 16 aprile, quindi fra 3 settimane. Lo apro perché sono curiosissima, però non vi spoilerò niente. Vieni un attimo nella sdraietta, Tommy, che così apro il pacco e guardiamo insieme cosa è arrivato. Sei d'accordo? 1, 2, 3. E voilà! Ci stai 10 minuti qua. Bravo! Tu stai guardando la macchinetta fotografica, vero? Uno spoiler velocissimo vi faccio, ma non vi dico di più perché poi ho piacere a farvi vedere il giorno del battesimo tutto l'allestimento. Qui c'è un po' di azzurro. Che belle cose. Ok, pacco svuotato. Come vi dicevo, non vi faccio vedere adesso. Vi spoilerò giusto qualcosina. Fra un po' prepariamo anche il pranzo perché nel frattempo si sono fatte, è quasi l'una, e mangiamo noi e poi proviamo magari come merenda con l'omogenizzato. Dopo recupero anche il seggiolone così vediamo se riesco da sola a montarlo e proviamo con la prima pappa. Ti fai vedere come sei vestito col pigiamino in tutto ciò? È l'una ma lui ancora in pigiama. Che mamma che ti lascia in pigiama tutto il giorno? Ma che mamma è questa? Hai tutto sganciato tutto. Vieni qua, che tu sei sempre un ridacchione. Eccolo qua, lui ride tantissimo con tutti. E niente, prepariamo la pappa, il pranzo per la mamma e il papà. Che dici? Adesso è arrivato il momento di montare il seggiolone, quindi sono andata a recuperare il baby set, il cuscino, non so se glielo devo mettere subito, adesso cerco di capire, e il vassoio. Diciamo ufficialmente addio al newborn, lo conserviamo ovviamente per un eventuale fratellino, ma Tommy ormai ha dato. Voilà, perfetto, si è sganciato in un attimo. Montiamo insieme così se avete bisogno anche voi di farlo nei prossimi mesi, vedete velocemente i passaggi. Devo allentare le viti perché devo far scorrere il vassoio indietro. Il ripiano deve fuoriuscire di 4, massimo 5 centimetri, quindi facciamo le cose giuste, ho preso il metro 4. Perfetto. Adesso passiamo al cuscino. Il genio, ho messo questo, ma prima ci va lui, quindi mettiamo quello di sopra. Messo il cuscino, rimettiamo il secondo pezzo. Finito! Guarda! Pronto! E ora l'ultima cosa che manca è il vassoio. Fatto! Questo si mette proprio in un secondo, ma in realtà in 5 minuti montate tutti e tre gli accessori. Vediamo un po' come ci stai seduto. Come ti senti? Come ti senti? Forse è meglio mettere anche le cinture, che le abbiamo, non le ho prese, però visto che forse non sei ancora proprio in super equilibrio, proviamo a mettere le cinturine. Ah, ma cos'è questo? C'è qualcosa di nuovo? Alla fine abbiamo messo le cinture, perché ancora secondo me forse un po' piccolino, sta giocando tantissimo con la giraffa. Vero? Ho dovuto smontare tutto perché questa parte è da mettere con la cintura e quindi fissarlo nel ripiano, nel primo ripiano. E quindi ho smontato tutto e rimontato tutto per mettere le cinture che sono comunque
molto sicure, specialmente per quando magari il bimbo inizia ad alzarsi. Cosa c'è? Guarda. Guarda, Tommy. Cosa c'è qua? Proviamo la pera. Ops. Non è buona. E piano piano. Apri, apri. Senti un po' dei sapori nuovi. È buona o no? La pera è buona o no? Dai, pianino, piano piano. Ma vedi che la cerca. Adesso inizia un po' a cercarla. Allora, come avete visto, è andata Anni, nel senso che avrà mangiato forse due cucchiaini a far tanto, però un po' l'idea di aprire la bocca e provare ad assaggiare ce l'ha, quindi senza fretta assolutamente, anche perché comunque ha 5 mesi, quindi bisogna andare con calma, piano piano. E adesso provo magari domani, sempre più o meno verso quest'ora, a dargli ancora qualche cucchiaino di omogeneizzato, vedere un po' come si comporta. Poi tanto inizio settimana prossima abbiamo la visita filtro con la pediatra, che poi sicuramente ci mette giù il piano per lo svezzamento, e vediamo, vediamo un po'. Lei mi aveva detto di partire se vedevo che lui provava un po' a cercare, magari di vedere quello che magari mi porto alla bocca io, eccetera, e abbiamo notato che questa cosa un po' la faceva, quindi abbiamo provato. Adesso si è addormentato, poi l'ho tolto dal seggiolone, forse anche un po' presto per lui adesso stare nel seggiolone. Abbiamo comunque appunto messo le cinture di sicurezza, però tende ad andare un po' avanti con il corpo ancora, quindi vediamo. Poi l'ho preso, l'ho coccolato un pochettino perché poi si era un po' incazzato a stare lì. Poi ho capito che era stanco, voleva dormire, e però doveva mangiare, quindi l'ho attaccato al seno, ha mangiato e adesso si è addormentato. Sto infatti parlando un po' a bassa voce perché non voglio svegliarlo, visto che quando dorme di pomeriggio, comunque durante la giornata, fa riposini più brevi, quindi quando dorme cerchiamo di non fare troppo casino. Adesso anch'io faccio merenda, ho preparato lo yogurt, questo da bere alla banana, bello fresco, che bevo volentieri durante il pomeriggio. Nulla, adesso organizzo, sistemo un po' la cucina perché ci sono ancora le cose che mi sono arrivate per il battesimo che non ho ancora riordinato, ma si sa che con i neonati le cose si fanno con molta calma, infatti sono già quasi le 4 del pomeriggio e quel casino c'è tipo da ora di pranzo, ma dettagli. Si è quasi fatta ora di cena, noi siamo qui distesi sul tappetone, stavamo giocando un pochettino, vero? Vero? E nulla, vi mandiamo un grandissimo bacione e ci vediamo nel prossimo video. Bacio! Ciao ciao! Ciao 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 ciao